Ragazze e ragazzi, nuovo video. Nel video di oggi parleremo finalmente di esfoliazione, in particolare parleremo di esfoliazione chimica. È da un po' di settimane che vi ho detto e vi avevo promesso che avrei fatto questo video, quindi finalmente eccomi qui a filmarlo. Nel video di oggi quindi parleremo dei tanto famosi alfa idrossoacidi o EHA, beta idrossiacidi o BHA e altri acidi che servono ad esfoliare la pelle. Instagram inoltre qualche settimana fa vi avevo chiesto se aveste delle domande a riguardo e me ne avete scritte veramente in tantissime, e sicuramente una cosa che è uscita da tutte queste domande è che la confusione regna sovrana. Cercherò quindi oggi al mio meglio di spiegarvi e farvi capire l'uso degli acidi, per chi sono adatti e i prodotti migliori che io abbia provato in questi anni e in generale i prodotti che vi consiglio di provare o magari di tenere a mente. Ero molto titubante a parlare di questo argomento in quanto gli acidi sono ingredienti molto irritanti per la pelle e se non usati nel modo corretto infatti potete fare più danni che benefici. Nel video di oggi quindi cercherò di essere breve per quanto possibile e concisa e vi invito ad ascoltare bene le mie parole. Siamo con gli acidi che ho usato io personalmente in passato sulla mia pelle, ovvero i beta idrossi acidi che chiamerò BHA, che è semplicemente il termine corto e in inglese che mi viene più comodo, o anche lo possiamo chiamare come la maggior parte delle persone in realtà lo conoscono, ovvero l'acido salicilico. Questo infatti è l'acido che viene consigliato a chi ha dell'acne, se hai dei brufoli e vuoi cercare di eliminarli o dei punti neri, ma in generale persone che hanno una pelle grassa possono trarre dei benefici dall'uso di questo acido. Il prodotto che ho utilizzato io è stato questo prodotto di Paula's Choice al 2% ed è il Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant. In realtà lo utilizzavo in maniera molto più religiosa quando avevo proprio uno sfogo d'acne tantissimo. Adesso tengo solo, diciamo, questa versione travel size nella mia collezione in caso succedesse qualcosa e sento che io abbia bisogno di qualcosa un po' più strong, utilizzo questo qui, e quindi questo qui è quello che ho utilizzato io negli anni, e questo qui è una sorta di tonico. Quello che facevo io infatti era applicarlo però come ultimo step dopo la crema idratante per cercare di non irritare troppo la mia pelle. Dovete capire infatti che, come vi ho detto, gli acidi sono molto irritanti, e se come me voi avete la pelle sensibile è abbastanza territorio pericoloso. Famosissima in Italia e su tutto il web è sicuramente la luce liquida dell'estetista cinica. A me personalmente ha causato reazioni, ma dovete contare che io non ho idea della percentuale di acido all'interno. Infatti, a differenza ad esempio di questo qui di Paula's Choice, io qui so la percentuale di acido, ovvero 2%, quindi significa che io so che la mia pelle tollera il 2%. Qui nella luce liquida non so esattamente la percentuale, quindi molto probabilmente ha una percentuale più alta di acido. Skincare, lo dico sempre e lo ripeto fino all'infinito, è molto soggettiva, e quello che può essere miracoloso su di me magari può essere disastroso per te. Inoltre, non tutti i prodotti cosmetici fanno sapere la quantità di acido all'interno. È più difficile in questo caso capire se la nostra pelle può tollerare un prodotto oppure no, perché ripeto, se so la percentuale posso più o meno farmi un'idea. Se non ho proprio idea della percentuale di acido all'interno, mi risulta più complicato. Se la luce liquida o qualsiasi altro prodotto non funziona o ti fa uscire reazioni, anche se utilizzo questo di Paula's Choice, c'è una possibilità che tu possa avere delle reazioni. Quello che ti posso consigliare io è di utilizzare l'acido salicilico in versione detergente, in quanto molto più delicato. Piccola nota da fare se decidi di andare e prendere questa strada: se utilizzi un detergente con all'interno dell'acido salicilico, questo non può essere, e ripeto, non può essere utilizzato su tutto il viso, perché i detergenti con acidi vanno utilizzati solo sulle zone dove avete bisogno che agiscano, quindi magari sulla fronte, sul naso. Se ci pensate, quando applicate ad esempio anche questa, che è la luce liquida, non è che fate così e vi fate il bagno nella luce liquida, l'applicate solo nelle zone che sono più impure. Quindi lo stesso concetto con cui applicate questi prodotti dovete portarlo al sapone. Cosa succede? Che le persone non ci
ci pensano e dicono vabbè, ma un sapone cosa vuoi che sia? Quindi prendono il sapone che è all'interno magari all'acido salicilico, se lo schiaffano su tutto il viso, e il problema è che questo può causare irritazione, perché magari c'è una parte del vostro viso che trae benefici da appunto gli acidi che ci sono all'interno di questo sapone, ma magari le altre parti del viso non ne hanno bisogno e quindi iniziano ad irritarsi. Quindi pensate, è il sapone che mi sta irritando. Molto spesso ho notato recensioni su prodotti, soprattutto prodotti wash che all'interno hanno dell'acido salicilico, e ho notato che ci sono un sacco di review negative, ma in realtà perché la gente appunto molto spesso fa questo errore e appunto utilizza il sapone su tutto il viso. Quello che facevo io quando lo utilizzavo, quindi prima di utilizzare questo ho utilizzato la versione appunto sapone. Ovviamente nel box informazioni vi metto tutti i prodotti che io ho utilizzato personalmente. Quello che facevo io era andare nella doccia, e soprattutto io avevo la zona del mento che aveva uno sfogo allucinante. Quello che facevo, mi massaggiavo il sapone, lo lasciavo lì agire per 2 minuti e poi lo toglievo. Essendo un formato lavabile, l'azione è molto più lenta rispetto a un qualcosa di più concentrato che lasciate sulla pelle, come ad esempio il tonico di Paula's Choice o la douche liquida. Quindi l'esfoliazione e i risultati si ottengono in maniera molto molto più lenti. Ma se avete appunto una pelle che tende a reagire, non nel migliore dei modi all'acido salicilico, ma comunque la pelle sì sensibile, ma comunque grassa, super oleosa, o una zona che magari è più impura dell'altra, la forma wash magari potrebbe essere la soluzione adatta a voi. Ripeto che non va utilizzato su tutte le zone del viso, perché sennò rischiate il rischio di irritarvi. Il formato inoltre wash di questi, diciamo, saponi con l'acido salicilico all'interno può inoltre aiutare a combattere l'acne sul corpo e ad esfoliare, diciamo, quella zona, e cercare di fare andare via in maniera più veloce l'acne. Ovviamente ragazzi, quando si parla di acne, se avete un'acne severa, ma in generale se avete l'acne, la risposta è sempre quella prima di andare da un dermatologo, di andare da un medico, e poi dopo che vi siete fatti un'idea, avete capito veramente che cosa sta succedendo nel vostro corpo da parte di un medico, vedere quale prodotto può essere adatto a voi. Ma io non sono un medico, non sono... Ok, quindi abbiamo parlato dei beta alfa acidi, ora passiamo agli acidi che sto usando io in questo periodo, ovvero i poli alfa idrosso acidi, ovvero gli acidi che vengono definiti come più gentle sulla pelle. Infatti se come me avete la pelle sensibile o magari soffrite di rosacea, in generale dovete stare molto attenti, essendo, come ho già detto molto spesso, le persone invece di fare del bene alla propria pelle fanno solo peggio esfoliando troppo. Non sono un medico, non sono un ricercatore, ma con tutte le informazioni che ho trovato riguardo a questi acidi, sono, diciamo, i più nuovi sul mercato, quindi quelli con meno studi e con meno, diciamo, data, e quindi più difficile da capire la loro efficacia rispetto invece a un BHA o AHA, che ci sono da anni, ci sono un sacco di studi. Per questa ragione quello che utilizzo in questo periodo è del brand, questo qui è del brand COSXR. Ok, certo che un nome più semplice lo potevano trovare, cioè COSXR. Ma che cazzo, ma chi è il signor COSXR? Che poi sicuro non si dice così e tutti mi diranno, si dice COSCR. Ok, ritorniamo al video. Ed è in realtà un siero all'acido ialuronico con all'interno questi acidi. La ragione per cui sto utilizzando proprio questo qui è perché trovo che mi dia gli stessi benefici del mio acido ialuronico, con aggiunta questo ingrediente che mi aiuta leggermente, ripeto, non vi sto dicendo che questo prodotto mi ha tipo creato la pelle stile Gigi Hadid, perché ancora non l'ho trovato questo prodotto. Quando lo trovo
vi faccio una chiamata, non vi preoccupate, ma trovo che mi stia migliorando appunto soprattutto la grana del naso, leggermente la pelle. La mente, essendo un siero all'acido ialuronico e quindi essendo qualcosa di aumentante, lo applico sempre a viso bagnato. Se volete capire le ragioni perché lo metto a viso bagnato, trovate un video che vi metto qui nelle schede dove vi spiego passo dopo passo come e perché applico la skincare nel modo in cui la applico. Per questa cosa di applicare la skincare a viso bagnato vi suona nuova e siete confusi, vi spiego tutto in quel video, quindi trovate le informazioni lì. Ma in generale sul mio canale trovate una playlist dedicata anche alla skincare, quindi se volete avere ancora più informazioni sulla skincare, se l'argomento skincare vi piace, trovate tutti i miei video qui. Ovviamente vi dico, magari un video che ho fatto 4 anni fa della skincare, non prendetemi troppo di parola, magari prendetemi più di parola adesso che sono nel 2020 o nel 2019, che ho un po' più di informazioni nel 2018 massimo. Ultimi acidi sono gli alfa idrossoacidi, ovvero gli AHA, che comprendono l'acido glicolico, l'acido lattico, l'acido mandelico. La differenza tra tutti questi acidi sta nella grandezza delle molecole, il peso molecolare, insomma. Tra tutti questi acidi, l'acido glicolico è sicuramente l'acido che ha più dati e studi ed è anche quello con le molecole più piccole, quindi in grado di penetrare meglio. La persona dovrebbe utilizzare gli acidi AHA, cioè quindi gli alfa idrossoacidi. Gli alfa idrossoacidi, madonna mia ragazzi, sti nomi sono tipo lunghissimi, cioè di lingua. Gli alfa idrossoacidi tipici sono perfetti e sono molto consigliati in realtà per le persone che hanno la pelle molto secca, ruvida o che magari ha anche un bel po' di texture. Hanno questa azione di esfoliazione, quello che fanno togliere le cellule morte, diciamo, dello strato della pelle, così che escano fuori le cellule, diciamo, non morte, le cellule migliori della pelle che stanno sotto. Non so se avete capito questa spiegazione scientifica molto professionale, ma per farvi capire, aiutano tantissimo quindi ad ammorbidire la pelle secca e irregolare. Sono anche inoltre agenti umettanti, il che significa che aiutano a trattenere l'acqua nello strato superiore della pelle e possono anche esfoliare lo strato superiore della pelle, anche molto indicati per una pelle secca, perché essendo appunto avendo questa azione umettante, fanno sì di trattenere l'acqua all'interno della pelle. C'è da dire che però se mettete questo e poi non vi mettete la crema idratante, tutta questa azione umettante serve un cacchio, perché nel mercato ci sono 4500 prodotti, che siano tonici, lozioni, creme, ma anche qui il solito problema che vedo sempre fare dalle persone è quello di esfoliare sempre troppo, causando appunto irritazioni e riacutizzazioni di acne. Ma in generale vi consiglio di stare molto attenti, perché cosa succede nel 2020, dove le skincare routine delle persone sono più lunghe della Salerno Reggio Calabria, utilizzano 450 cose, 25 maschere al giorno, 25 maschere a settimana e 4500 prodotti esfolianti, tonici, chi ne ha più ne metta, che va benissimo se li utilizzate e vi trovate bene, ma vi dico state attenti perché molte volte tutti questi ingredienti hanno un pochino di acido, che è un po' di acido qui, un po' di acido lì, un po' di acido lì, un po' di acido lì. Poi magari utilizzo il prodotto proprio specifico per esfoliare, quindi con un grande quantitativo di acido, che può essere 10% alfa idrossacido, 10% beta idrossacido, 30% acido lattico di Ordinary, cioè veramente ce ne sono tantissimi, quindi prendete quello più tutto quello che avete negli altri prodotti skincare e andate a super esfoliare la pelle. Non posso avere provato tutti i prodotti sul mercato, ma se la cosa vi può interessare, la mia amica Anastasia, l'avete vista appunto sul canale, ha una pelle molto secca e la sua dermatologa le ha consigliato questa crema di Neostrata. Vi metto la foto qui, vi metto il link qua, sono andata a farmi le mie ricerche e apparentemente sembra una crema magica se avete la pelle un po' secca. So che si trova su Amazon Italia, ho visto delle recensioni e alcune di quelle recensioni sembra che questo sia
il prodotto della vita. Non è un prodotto super super economico, ma non è neanche super super caro, ovvero non è un prodotto da 5 euro, ma non è neanche un prodotto da 90 euro, quindi è un prodotto, diciamo, fascia media. Se vi interessa, se quella è la cosa che volete voi, ovvero cercare di rigenerare la vostra pelle, o magari avete la pelle super secca, con magari un sacco di pellicine e cose, insomma, magari questa crema potrebbe fare per voi. Iniziamo con i vari asterischi per questo video. Una cosa molto importante: indipendentemente da quale acido voi siate e che vi mettiate, tutti i giorni, lettere capitali, tutti i giorni la protezione solare. Lo sapete che vi stresso, vi rompo le palle, cioè sono proprio la persona che vi rompe più le palle online per quanto riguarda il mettervi la protezione solare, ma poi io lo so che mi ringrazierete in futuro per questa cosa. Tra 20 anni riceverò messaggi, non si sa su quale piattaforma, perché ci sarà la piattaforma sconosciuta, di qualcuno che mi ringrazierà per questa cosa. Però specialmente se utilizzate degli acidi, è ancora più importante mettersi la protezione solare. Perché? Perché se voi andate ad esfoliare la pelle, state in un certo senso facendo uscire fuori la pelle nuova. La pelle nuova è come la pelle di un neonato, quindi è molto più sensibile. Quindi siete ancora più a rischio di scottature e danni. Quindi alla fine entrerete in questo tipo cerchio e sarete tipo il criceto che continua a correre questa ruota e non arriva mai al risultato. Perché vi esfoliate, dite ok, ho utilizzato questo per eliminare le macchie, vai al sole e non ti metti abbastanza la protezione solare e ti ritornano di nuovo poi le macchie a settembre. Un consiglio: se quest'anno ad agosto, non lo so, o comunque voi siete persone che andate al mare per un mese o sapete che vi esponete nelle ore più calde di agosto, luglio, giugno, insomma i mesi più caldi in Italia, non vi consiglierei di utilizzare degli acidi super super forti, quindi acidi 10-15%, perché state rischiando, perché non è detto che magari mettete la crema solare, ma non è detto che la state mettendo nel migliore dei modi. La cosa che ho notato, e soprattutto che ho notato dalle domande che mi avete fatto su Instagram, e spero di aver già risposto con questo discorso che ho creato a tutte le domande di Instagram, perché ho pensato di raccogliere, invece di rispondere domanda per domanda, ho pensato di raccogliere le domande e cercare di fare un discorso logico. Spero che mi stiate seguendo fino a qua. E decidere con quale ingrediente attivo andare ed utilizzare solo quello. Capisco quanto sia difficile stare fissi solo quando con un prodotto, quando veniamo costantemente bombardati da ogni dove, da ogni piattaforma, con il nuovo prodotto, la nuova skincare, e ogni nuovo ingrediente promette la mecca, ogni prodotto, perché ovviamente gli alfa idrossiacidi hanno i suoi vantaggi, gli alfa e beta idrossiacidi hanno i suoi vantaggi, la vitamina A ha i suoi vantaggi, la vitamina C ha i suoi vantaggi. Ma allora, visto che tutti questi ingredienti hanno questi vantaggi, perché non ce li mettiamo tutti sul viso? È la ragione per cui, è perché no ragazzi, non si fa, non fate questi cocktail mortali per la vostra pelle. Vi consiglio di cercare di decidere qual è la cosa che volete combattere, ovvero voglio combattere i punti neri e la mia pelle grassa, scegliete il BHA. Voglio cercare di migliorare la grana della pelle ma la pelle sensibile, scegliete i poliidrossacidi. Insomma, cercate di stare un attimo fissi e di continuare con la stessa skincare, perché ve lo dico sempre che la cosa che ripaga di più nella skincare è la costanza. Questa cosa di cambiare skincare ogni 2 settimane e provare ogni 2 settimane un nuovo prodotto non funziona, diciamo, a lungo termine. La domanda che poi mi farete è se potete mischiare alcuni di questi attivi. In alcuni casi si possono mischiare, ad esempio gli alfa idrossiacidi e i beta idrossiacidi. Potete utilizzarli tutti e due assieme nella vostra pelle? La risposta è sì. Ovvero, li potete utilizzare, perché cosa succede? Gli alfa idrossiacidi servono al rigeneramento cellulare, se così possiamo dire, quindi rigenerano la pelle e tendono a creare questa sorta effetto culo di bambino neonato. I beta idrossiacidi invece vanno ad attaccare proprio
diciamo, l'olio che c'è all'interno della vostra pelle, perché vanno, diciamo, a spezzare con le reazioni chimiche. Anche qui non sono una chimica, però immaginatevi che questi qui vi aiutano, diciamo, a controllare l'olio, diciamo, della vostra pelle. Li potete utilizzare tutti e due, li potete utilizzare tutte e due. Quello che vi consiglio io non è quello di prendere un prodotto con gli alfa idrossiacidi, che ne so, al 10%, prodotto con i beta idrossiacidi al 10%, e utilizzarli in combinata sulla vostra pelle. Fare nel mercato un cosmetico, quindi una crema, un tonico, un siero, che li abbia entrambi già all'interno, perché così voi cosa potete essere sicuri? Che questo cosmetico è stato già testato in laboratorio, questo cosmetico ha già passato dei test che molto probabilmente non farà sì che la vostra pelle si irriti. Quindi, in caso, se proprio mi dite, se proprio volete essere wild, vi consiglio di andare a cercare quello, ma il mio consiglio è quello: cercate di iniziare con un acido, vedete come vi trovate, poi potete iniziare a capire, magari interrompo quello, inizio l'altro, vediamo quale mi piace di più, vediamo dove vedo i più miglioramenti, ma ci vuole tempo. Nonostante aver risposto alla maggior parte delle domande che mi avete fatto in questo discorso, che sarà lungo 45 minuti e non so se siete ancora qua, ma c'è una domanda a cui voglio rispondere singolarmente, perché è una cosa che voglio sottolineare, ma proprio se avessi un evidenziatore, se potessi evidenziare, lo farei. Metto qui, ovvero: dopo quanti giorni dall'applicazione si inizia a vedere qualche cambiamento sulla pelle? La risposta è questa: nessun prodotto, mettiamolo, nessun prodotto in commercio ha la capacità di produrre risultati visibili in giorni. Se qualcuno vi dice: ho applicato questa crema la sera e la mattina ho visto i miracoli, vi stanno mentendo, che sia consciamente o inconsciamente, perché qualcuno magari... C'è anche da dire che il marketing, l'esaltazione di provare un prodotto ti può far credere, e il tuo cervello ti può autoconvincere che tu stai vedendo dei miglioramenti dal giorno alla notte, ma non è possibile. Quindi per questo che vi sto dicendo che magari qualcuno vi sta mentendo consciamente, quindi sa che sta dicendo una cagata consciamente, oppure lo sta dicendo inconsciamente perché è il cervello che le sta facendo credere che quel prodotto, oh mio Dio, la rivoluzione! Comunque la skincare, ve lo ripeto sempre, è un qualcosa che ha bisogno di tempo per vedere gli effettivi risultati. Per questo che vi dico sempre di non cambiare costantemente la vostra skincare ogni settimana, perché non darete chance né alla vostra pelle di abituarsi al prodotto e reagire al prodotto, né al prodotto di dare i risultati che promette. In particolare, quindi, state praticamente buttando soldi a destra e a manca. Comunque ragazzi, con questo è veramente tutto. Spero di aver chiarito leggermente i vostri dubbi a riguardo. Se avete ovviamente ancora delle domande a riguardo, diciamo, gli acidi, se avete ancora della confusione, scrivetele qui nei commenti, e magari se vedo che siete ancora super confuse, se ci sono ancora un sacco di domande, ancora un sacco di curiosità, potremmo fare un video Q&A dove rispondo a tutte le domande. Ma in generale spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia aiutato ad iniziare almeno a capire questo mondo dell'esfoliazione chimica, che non è un mondo da capire semplice, dovete fare tante ricerche e cercare di veramente capire qual è la cosa che può essere utile per la vostra pelle, perché, ripeto, si tratta di ingredienti molto molto irritanti, molto molto effettivi, ma anche molto molto irritanti. Quindi state attenti, e soprattutto non perché una persona vi dice quello funziona su di me, fate le vostre ricerche ancora di più per un acido rispetto a qualsiasi altro ingrediente, perché è appunto un ingrediente attivo, e quindi vi potete creare, diciamo, dell'irritazione, e io non voglio che voi vi create dell'irritazione o che vi roviniate la pelle, perché la pelle ne abbiamo una. Spero tanto veramente che il video vi sia piaciuto, se è così ovviamente lasciatemi un mi piace, se non siete ancora iscritti al canale, se questo è il primo video che vedete, se siete ancora qui iscrivetevi al canale, sapete che a me farebbe ovviamente assolutamente piacere, in italiano sto parlando, ma sto parlando 45 minuti, non ho più cervello. Comunque io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!